appena arrivata in The House, il laboratorio urbano di Milano, un progetto di Diloan in collaborazione con Linea Pelle, perché Valentina è qui in rappresentanza dell'azienda Berto, un'azienda leader a livello internazionale, un'azienda che lavora nel settore degli imbottiti. E Valentina, spiegami meglio quali sono le caratteristiche di Berto. Berto è un'azienda che nasce nel 1974, produce design imbottito nella città che noi definiamo la capitale mondiale del design, che è Meda, proprio perché a Meda si concentra un grandissimo saper fare e si sono state sviluppate nel corso degli anni veramente le eccellenze più famose nel mondo per quanto riguarda il design dell'arredamento. Noi oggi abbiamo deciso di lavorare con te su una poltrona che è un po' il simbolo della nostra produzione dei complementi, si chiama Anna. È una poltrona che prevede l'utilizzo di tecnologie veramente importanti per riuscire ad ottenere uno schiumato, una scocca che poi viene rivestita interamente a mano da parte dei nostri maestri tappezzieri. E tutti i nostri prodotti, tutta la nostra collezione può essere completamente customizzata per esaudire quelli che sono i desideri dei nostri clienti, che hanno spesso la voglia proprio di costruire degli ambienti per la propria casa unici e personalizzati. In questo caso la poltrona Anna ha una particolarità che è un po' quella che ci ha colpito parlandone. Ha uno schienale con un pannello che è imbottito e trapuntato. Nella versione originale appunto prevediamo una trapuntatura abbastanza sottile e insieme abbiamo trovato un bellissimo esempio di customizzazione che insomma non vorrei svelare poi quello che è stato il risultato della nostra collezione. Sicuramente mi hai onorato della presenza di un personaggio famoso per l'Aberto. Se mi spieghi meglio. Fammi conoscere questo personaggio. Guarda, sono felicissima perché insieme a me oggi c'è Flavio Cairoli. Flavio Cairoli è un maestro tappezziere e diciamo che è la colonna portante della nostra azienda perché lui è tappezziere in Berto esattamente dall'anno di fondazione, dal 1974. Quindi abbiamo deciso di completare questo pannello dello schienale customizzato insieme a Flavio per voi qui. Flavio, grazie per onorarci di questa presenza e di farci così vedere un po' quella che è la tua manualità, la capacità di fare dei manufatti unici. Flavio sta fondamentalmente fissando la pelle al retro del pannello. Questo pannello verrà poi fissato direttamente allo schienale della poltrona. Abbiamo utilizzato una pelle anilina nera veramente molto molto morbida. Dà proprio una sensazione di carezza ed è assolutamente piacevolissima nell'effetto proprio del comfort che si ha nel momento in cui ci si siede su questa poltrona. Anna in realtà ha una storia molto bella perché è forse il primo esempio di poltroncina di design realizzata da Berto con un utilizzo veramente molto preponderante della tecnologia, perché tutta la struttura è realizzata in schiumato e assume quasi una forma scultorea, per questo che è stata molto apprezzata da tantissimi designer, architetti, possiamo dire che è la poltrona preferita dagli architetti per la realizzazione dei progetti, tant'è che è stata anche la protagonista di alcuni festival importanti sul design negli ultimi mesi e questo è forse uno degli esempi più eleganti che abbiamo realizzato fino adesso. Valentina, allora grazie per il progetto che hai realizzato nella nostra The House e spero che si possano sviluppare tante altre progettualità mettendo proprio insieme questa caratteristica dell'artigianalità e della tecnologia che caratterizza il mondo della manifattura di eccellenza italiana. Grazie e a presto.